sono iscritta al corso di comunicazione in bioetica perché ero curiosa di capire quale poteva essere l'applicazione all'interno della quotidianità professionale di un infermiere. È stata un'esperienza di apertura mentale e ho scoperto che anche gli infermieri possono veramente fare la differenza quando si mettono tutti insieme a ragionare su quelli che sono i temi etici della nostra professione. Il corso di alta formazione in comunicazione in sanità e bioetica giunge quest'anno al secondo anno ed è nato proprio a seguito dell'entrata in vigore della legge 219 su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento che, come a tutti noto, il 31 gennaio di quest'anno ha compiuto 3 anni. Questa legge fa della comunicazione un momento essenziale nel rapporto tra il paziente e gli operatori sanitari, quindi non solo il medico, ma gli infermieri e gli altri appunto operatori del settore. Tant'è vero che la legge definisce con un'immagine molto felice la comunicazione come tempo di cura.